Grazie di essere qui, grazie da parte di Ting, dell'associazione Ting Spazzamento, ai relatori che oggi si impegnano nell'intera giornata gratuitamente per mettere in comune le loro esperienze, le conoscenze, le ricerche. I temi li avete visti, sono sicuramente interessanti e abbiamo alcune varie soddisfazioni oltre a vedere la vostra partecipazione alla sala già piena. Grazie, chiedo a... adesso io faccio un attimo da paraschermo, poi mi sposto. Chiedo ai numerosi operatori del benessere, che diplomati, grande nostra gioia, che sono in sala, di alzarsi un momento in piedi, vorremmo vedervi contarvi. I diplomati e gli allievi. No, perché ho bisogno di vedere quanti siete, per delle ragioni logistiche. Grazie, vedo anche qualcuno timido che non si alza, qualcuno che è in piedi, che giustamente non può volare sul momento. Grazie, sedete. Vi chiedo, se vedete che la sala si riempie e persone restano in piedi, di turnarvi, voi che siete compagni di scuola e di studi, di fare a turno almeno una sedia per due, alternandovi. Vi suggerivano in ordine proporzionale all'età, ai tempi di seduta, quindi considerate l'età per lasciare un po' più seduti i giovani che hanno meno tempra e fare la sedia. E quindi procediamo. Io, intanto, che non, siccome è risaputo che non ho fra i miei moltissimi pregi il dono della sintesi, ho chiesto a San Giorgi di coordinare lui questo convegno e quindi sarà lui che presenterà le diverse relazioni, che ringrazio molto. È socio fondatore di Ting insieme a me, insieme a Francesco Marani e a Loredano Zini, più tutto uno stuolo lunghissimo ormai dall'84 a oggi di soci operativi, volontari molto attivi, che hanno permesso a questa associazione di continuare ad esistere fino adesso e anche di produrre ulteriori iniziative come questa scuola di naturopatia di cui avremo qualche occasione di parlare. Ho la grande così contentezza di leggere questa lettera di adesione e patrocinio che ci scrive il dottor Vincenzo Consigliola, presidente dell'Associazione Medica Europea. So se troviamo il logo. Non lo so, il professor Pianezza ci ha dato il logo dell'EMA. È qua. È lì? Ah, se mi sposto. Ah, sono io, perfetto. Grazie, sempre merito mio, quasi tutto merito mio. Gentilissimo presidente dell'associazione Ting Spazzamento. È con molto piacere e interesse che sono stato informato del congresso organizzato dall'associazione Ting sulle nuove ricerche nella terapia dei tumori per una medicina di integrazione, a cui partecipa il professor Pianezza, che nel nostro board è incaricato delle nuove terapie. L'Associazione Medica Europea, che ho il piacere di presiedere, è particolarmente interessata alle nuove proposte nell'ambito della terapia dei tumori e sostiene con convinzione la medicina dell'integrazione, che apre interessanti prospettive per il futuro. L'EMA è lieta di accordare il proprio patrocinio ad un'iniziativa che attraverso lo studio, tra l'altro, delle biofrequenze, della fitoterapia, della comunicazione vibrazionale cellulare, esplora nuove soluzioni terapeutiche che si prefiggono di migliorare l'efficacia dei trattamenti. Ai partecipanti auguro un proficuo congresso, dottor Vincenzo Costigliola. Quindi ringraziamo molto il dottor Costigliola, se ci riusciamo ci collegheremo via Skype. Io voglio ringraziare anche tutti i soci operativi, Carla Mondini che è vicepresidente Ting, che è la referente per l'organizzazione di questa giornata e anche per qualunque bisogno laggiù avete Carla e le altre socie e soci che danno una mano. Antonella Urbinelli che si occupa delle connessioni e di gestire il computer. Noi della vecchia generazione non siamo nativi digitali, abbiamo qualche insicurezza, quindi per fortuna abbiamo delle persone più efficaci. E ecco la connessione con il dottor Costigliola, grazie. Vi chiamo immediatamente, prova a richiamare io.
No, no, ma noi la sentiamo bene, Vincenzo. Continui, parli. Ecco, per un piacere che partecipo all'inizio di questi lavori e che il congresso è estremamente interessante. L'EMA, che ho il piacere di presiedere, sostiene e supporta queste iniziative che tendono ad aprire nuove piste nella terapia dei tumori. Praticamente uscire dalle piste battute è sempre difficile e a volte anche rischioso, ma tutte le grandi avventure dell'umanità sono state rese possibili dalle intuizioni e dalle osservazioni di qualcuno che non ha avuto paura di aprire nuove strade e accettare nuove sfide. Io credo che stamattina avete delle ottime occasioni di discutere, di dibattere i nuovi trattamenti dei tumori che oggi sono una sfida per la comunità scientifica. Quindi queste due strade ci interessano molto, veramente ci interessano molto, e come EMA siamo estremamente interessati a sostenerli e ad aiutare la disseminazione di queste informazioni. Che io credo che queste nuove proposte, queste nuove teorie, questi nuovi esami, queste nuove considerazioni sono oggi discussioni dovunque. E la nostra posizione è che ogni suggerimento è valido, purché rispetti la persona, purché agisca nel suo interesse e tenda a restituire quel bene prezioso che è la salute. Io veramente ci tengo molto a questo e se volete siamo disponibili a pubblicare anche sul... Siamo disponibili a pubblicare anche sul sito eventualmente i risultati di questo congresso in modo da rendere partecipi tutti i nostri giovani. Questo va fatto di questo evidentemente e possiamo disseminarlo a una platea di 1.000 mezzi. Con questo vorrei veramente ringraziarvi per questo invito e augurare a tutti un convegno proficuo e ricco di risultati. Io non so, mi dispiace che la radio non funziona, è una di queste cose che la tecnologia a volte ci riserva, ma ci tenevo a dire veramente grazie per l'invito e ancora auguri per i risultati. Molte grazie Vincenzo.